Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Truck Driver. Stiamo per cambiare le nostre gomme. Come potete vedere, mi è uscita una scritta in basso dove dice appunto il tuo camion è gravemente danneggiato. Ci ho messo un po' a capire in cosa fosse danneggiato, poi ho capito che era perché le gomme sono praticamente finite. Come potete vedere, sono arancioni e quindi ce le andiamo a cambiare. Io ero già venuto al garage così da poter cambiare le gomme in tutta tranquillità. Stiamo accumulando un po' di pecunia, ragazzi, per comprare un nuovo camion. Ovviamente questo non resterà il nostro camion per sempre. Cambiamo gli pneumatici, 250 euro, che è anche ottimo, diciamo, come prezzo. Nel frattempo, diciamo, aggiustiamo anche il motore. È ottimo come prezzo, cioè 250 euro. Io prendo prendevo le gomme per un'utilitaria, voglio dire. Bene, bene, non costa tantissimo mantenere questo camion, grande così. Adesso torniamo da Charlie per giocare la missione. Ecco, facciamo insieme anche il viaggio di andata, il viaggio per arrivare da Charlie. Dai, eh. Dai, eh. Oh, sì. Allora, dobbiamo settare la rotta. Eccolo qua, Charlie. Tac. Andiamo. Ah, motore spento, giustamente. Accendiamo anche le luci, ok, anche se è giorno, lo so ragazzi, ma ormai è diventato obbligatorio tenere le luci anche accese anche la mattina, quindi tant'è. Andiamo. Ci dirigiamo verso il peschereccio di Charlie. Per affrontare questa nuova missione, che se non erro dovrebbe essere anche abbastanza lunga. Ora non lo so per certo, però in genere più si va avanti, più diventano lunghe e difficili le missioni. Eh sì, adesso sì che frena. Prima non frenava niente, raga. Vai così. Dobbiamo fare 3 km per arrivare da Charlie. Dai, ce la faremo. Allora, stiamo andando un po' velocini, però, ragazzi, se no non ci arriviamo più al nostro compare pescatore. Allora, qua c'è un semaforo, iniziamo a rallentare. Freccia. È rosso, infatti. Minchia, questo è il semaforo che dura un'eternità. Comunque, ragazzi, i freni di sti camion non sono così sportiveggianti. Ho notato che ci mettono un po' a frenare. Poi, soprattutto quando le gomme consumate non frenano mai, non riesci a fermarli neanche tirandogli una cannonata dalla parte opposta. Ok, altri 2 chilometrini, ragazzi, e siamo arrivati da Charlie. Dai, tra l'altro, la strada sembra essere tutta dritta. Almeno. Cioè, nel senso che non dobbiamo fare svolte, quello intendo, non che la strada è tutta dritta, perché sta strada curva, si arriccia, fa quel che cazzo gli pare. Occhio che siamo a 100 e davanti c'è un doblò o un transit, boh, non lo so onestamente. Riusciamo a farlo un sorpasso così in amicizia, no? Perché arriva questo, adesso sì. Vai, 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 che non arriva nessuno. Benissimo. Occhio. Beh, siamo arrivati anche abbastanza rapidamente. È vero che il limite di velocità l'abbiamo stracciato. Però qua non ci sono autovelox a quanto ho capito. No, non intendo nel gioco perché gli autovelox. Ah, lungo. L'ho vista tardi. Dicevo, gli autovelox nel gioco ci sono. Intendo qua in questa zona. Allora, se faccio così molto abusivamente, dovrei farcela a girare. Grande camion, bello è così.
Ho visto negli specchietti, ovviamente, ragazzi, se arrivava qualcuno, non è che mi sono buttato così in amicizia, veramente. Ok. Ora dobbiamo svoltare a sinistra. Per avere solo 260 kg, sto camion tira comunque, eh. Vediamo se arriva qualcuno, non viene nessuno, vai. Perché non ho guardato anche a sinistra? Perché lo stesso da sinistra, da questa strada, non arriva nessuno. È la strada di Charlie, quindi Nisba. Allora. Incarichi. Una prelibatezza velenosa, vai, prendiamo questo. Che bello rivederti. Conosci il ristorante giapponese di Oster Heaven? Sinceramente preferisco fish and chips, hamburger e patatine fritte, semmai, barbaro. E vabbè. È la stessa cosa, voglio dire. Cosa vuoi che gli porti? Un carico di pesce palla che va nei loro piatti fugu. Ne hanno bisogno subito, ma proprio subito. Pesce palla non dovrebbe essere. E vaffanculo, mi sono messo come al cazzo, niente. Non dovrebbero essere maneggiati con cura. Non mordono, ma hai ragione. Devono essere consegnati in condizioni perfette e velocemente. E poi non ho letto più, scusate. No, è dall'altra parte che devo andare. Ok. Quindi mi sa che sarà una missione a tempo questa. Vai, agganci rimorchio e andiamo. E infatti, 20 minuti, 20 minuti. Dovremmo farcela, raga, in 20 minuti. Voglia, ci giriamo la mappa. Ok. Partiamo subito per questo viaggio di 7 km e 8, porca puttana, scusate, però molto sportiveggiante, vai così. Scusi, lo sapevo io che stava uscendo il tipo da qua. Scusi, però prima si mette così abusivamente e poi va 20 all'ora? Si levi. Missione lunghetta, come auspicato precedentemente. Come parlo bene, mamma mia, sembro Niki Vendola. Allora, 7 km di strada. Diciamo che un chilometro ce lo siamo già fatto, e in un minutino. Dai, si può fare, 20 minuti sono più che sufficienti. È una missione a tempo, ma il tempo ce ne abbiamo pure a buttare, ecco, non ci ha dato troppa fretta in realtà. Certo che se troviamo le Audi RS5, no, questa è una Jaguar J-Type, ok. Se troviamo le macchine che ci vanno a 20 all'ora davanti, diventa tutto un po' più difficile. Occhio a non incagliarci contro i guardrail, grande, grande. Sì, ce la facciamo abbondantemente. Sonno non ne abbiamo per ora. Ho capito, ragazzi, che ogni volta che finisci una missione devi dormire, perché sennò, raga, poi stramazzi. Occhio qua che questa curva non mi piace. Davanti abbiamo un doblò, che si sta piantando tra l'altro. E dai, cazzo, 30 all'ora. Non lo voglio superare perché lo stesso dopo, porca vacca, dobbiamo girare e suppongo anche loro perché la strada più avanti è chiusa, c'è solo il benzinaio, credo. Eh sì, però sta mettendo la freccia, quindi gira anche lui. Bene così, e adesso a tavoletta, a tavoletta. Ok, non abbiamo ancora preso una multa, raga. Finora, scusi lei. Mamma mia, mi è scodato di brutto. Ma non il camion, il rimorchio. L'ho visto che se ne andava un po' per i fatti suoi. Lei con la Camaro si sposti? Beh, beh. Non voglio premere il tasto del clacson che se no mi manda in bacca la sterzata. Oppela, comunque non è il joypad, è proprio che fa contatto tra lui e il volante. Minchia, sto camion. Dai, forza! Sta andando a 50 precisi questo, mannaggia la miseria.
E non posso neanche passarlo, che stanno passando macchine in continuazione dall'altro lato. Adesso sì, ci buttiamo. Vai, vai, dileggiadria e sportiveggianza. Vai così, dai, eh. Che cos'è? Poco attivi i personaggi dell'IA. Allora, 4 chilometri e mezzo, abbiamo fatto 3 chilometri e mezzo più o meno. Qui possiamo dormire, ma non ne abbiamo bisogno. Abbiamo trovato un altro soggettone che va a 20 all'ora. Vabbè, comunque più avanti dovremmo girare. Mi sa che ci mettiamo nell'autostrada. Guarda questo che ha messo la freccia all'ultimo, sono rincoglionito. Sì, ci dobbiamo definitivamente, decisamente immettere nell'autostrada. Benzina, stiamo bene, sonno non ne abbiamo. Riusciremo a finire la missione anche abbastanza agevolmente. Speriamo che ci dia un bel po' di gruzzoletto. C'è molto più traffico rispetto all'inizio, raga. Hanno aggiustato qualcosa, forse. Hanno fatto una patch. Non ho notato se in questi giorni sono usciti aggiornamenti. Autista prudente livello 3. Grande, grande così, ma prudente un par de ciuffoli. Oh, 1500 euro! Minchia! E questa è una bella botta. Per comprare il nuovo camion ci serviranno soldi, ragazzi, e questa è una bella, bella, bella cosa. Allora, continuiamo il nostro viaggio. Dobbiamo fare. Oh, attenzione su due ruote! Dobbiamo fare altri 2 km e 8. Siamo quasi arrivati, bene. Basta che non ci fa parcheggiare in un posto di merda. Succede sempre così. A tavoletta, schiaccialo sto pedale, vai! Non va di più sto motore? Niente, di più non ne ha. Adesso arriva pure la salita, viva il Casio. Sta rallentando. Rallenta, rallenta, eh sì. Siamo 80 all'ora, va a cagare. Dovrebbero aumentare il livello del volume del camion, perché veramente, raga, non si sente niente, neanche con le cuffie. Si sentono di più le macchine, diciamo, che ti sorpassano, il rotolio delle gomme, che il camion. E non è una cosa proprio correttissima dal livello di vista, dal punto di vista audio. Là c'è un autovelox. Ci ha beccato? No. Frena. Ok, mettiamo la freccia dall'altra parte, tanto dobbiamo girare. Oppela! Attenzione, rischio. Questo cos'è, un autovelox di nuovo? No, è un cartello stradale. Vabbè, io vado, tanto la precedenza è la nostra. Il rimorchio l'ho fatto salire sul marciapiede, ma fa niente. Oh, un po' largo, un po' largo. Bisogna girare un sacco il volante, raga. Non è facile adattarsi, ecco. Frenala, frenala, frenala. Grande, grandi freni. Meno male che abbiamo cambiato le gomme. Non ci saremmo fermati nemmeno mai a quella staccata. Allora, calma, calma. Qui. Dove te lo devo piazzare sto baracchino? Ah, dritto per dritto. Uno facile una volta tanto. Tra l'altro abbiamo preso anche l'obiettivo del tempo, siamo già arrivati. Non ho visto quanto mancava, non so se voi l'avete visto. Però mancava ancora tanto, se ci abbiamo messo 10 minuti assai. Devo ammettere che mi preoccupa un po' trasportare questi cosi pericolosi. I pesci pala sono letali solo quando si mangiano le parti sbagliate. Il vero pericolo sta nel danneggiare la merce. Sì, beh, ti ringrazio per la tua premura. Sto solo scherzando, ragazzino, non ti avrei affidato questo incarico, non avevo affidato nessun carico a nessun altro. Davvero, grazie Charlie. Va bene. E abbiamo anche sbloccato una quest, autista da missione, altri 1100 dollari per la missione, 1200 dollari.
che sono euro in realtà, e 1200 punti esperienza per, non so se per la missione o per qualcos'altro. Carico refrigerato livello 3. E altri 1500 euro. Ragazzi, siamo a 16.000 euro, stiamo a sbancare a sto gioco. Allora, siccome abbiamo delle routine da sbloccare, io prenderei autista da missione. Sì, direi proprio di sì. Questa, vai, vai, così in amicizia. E questo non si può fare. 1000, questo 2000. Non lo so, non lo so. Che dite? Prendiamo bonus experience? Dai, sì. Ok. Bene ragazzi, noi per questo episodio ci lasciamo qui, è durato già abbastanza, direi. Ci vediamo nel prossimo episodio con un'altra missione di Charlie. Un bacione, ciao a tutti!